Ciao, sono Leonardo, viva l'orto che ci mantiene giovani. In questo video la coltivazione dei cavoli. Ci sono tanti tipi di cavoli coltivati. I principali sono il cavolfiore, che può essere di colore bianco o verde, il cavolo broccolo, di colore verde, ad esempio il cavolo broccolo calabrese e il cavolo broccolo romano, il cavolo cappuccio, il cavolo verza, il cavolo nero, più altri cavoli coltivati che a livello morfologico sono più simili alle forme selvatiche. Qualche esempio: il broccolo fiolaro, il cavolo riccio, il cavolo reale delle isole Eolie. La coltivazione di cavoli, generalizzando, avviene con semine estive e raccolte autunnali invernali. Questo perché i cavoli hanno bisogno di alte temperature alla semina e alla germinazione e poi temperature via via decrescenti, e questo avviene passando dall'estate e andando verso l'autunno e l'inverno. Come eccezione a questo ciclo estivo autunnale invernale ci può essere la semina primaverile del cavolo cappuccio, e con la raccolta diciamo entro luglio, a patto ovviamente di irrigarlo. Io ad esempio è tanti anni che faccio la coltivazione primaverile estiva del cavolo cappuccio, e adesso, partendo dalla semina, vediamo tutte le fasi della coltivazione, che più o meno sono simili per tutti i tipi di cavoli. Qua siamo al 12 luglio, faccio la prima semina di cavoli su telarino da 104 fori, utilizzando ovviamente un terriccio biologico. Di solito faccio, ecco qua, semino mettendo 2-3 semi ogni buchetta. Di solito faccio due semine estive, una entro la prima quindicina di luglio e l'altra i primi giorni di agosto. Questo per avere una scalarità di raccolta. E poi la scalarità di raccolta dipende anche dalla varietà, che può essere più o meno precoce, più o meno tardiva. Ecco qua, faccio vedere da vicino, ecco qua, metto la terra per ricoprire, pareggio con la tavoletta, ecco fatto. Qui sono alcuni telarini che ho fatto. Qua faccio vedere come, dopo aver fatto i telarini, bisogna dare l'acqua, e la prima volta bisogna dare una dose generosa d'acqua, bisogna bagnare molto molto bene. Il 19 luglio, a 7 giorni dalla semina, faccio il diradamento lasciando solo una piantina per alveolo, possibilmente quella centrale e la più bella. Certo, se ne metto solo uno di seme per alveolo, poi non c'ho bisogno di fare il diradamento. Perché faccio così? Perché il seme che uso, un seme che faccio io, un seme autoriprodotto. Il seme autoriprodotto è un seme più normale, più naturale, non è un super seme. Quindi ce n'è qualcuno che non germina, qualcuno che ha un'energia germinativa più debole, qualcuno che dà una piantina più bella, più verde, insomma c'è più biodiversità. Ecco perché poi faccio il diradamento, e quindi anche una specie di selezione. 25 luglio. Per alcuni cavoli faccio un secondo passaggio su vasetto da 10 cm di diametro, prima del piantamento in campo. In questo modo poi l'attecchimento e lo sviluppo successivo è più veloce. Ecco qua, mediante il solito bastoncino, ecco, tolgo le piantine dal telarino e poi le metto nel vasetto, in questo modo. Ecco qua alcuni dei vasetti fatti. Qua, mediante una cartina di tornasole, controllo il pH dell'acqua da dare alle piantine nei vasetti, perché un pH molto alto non va bene, poi le piantine non crescono bene. Infatti, vedendo
il colore verde che sta al centro della striscia, confrontandola con la scala dei colori, vediamo che il pH è 8, quindi molto alcalino, non va bene per i cavoli, bisogna abbassarlo. E in che modo lo abbasso? Mediante l'aceto di vino. Abbasso il pH, qua ho già messo l'aceto di vino, per abbassarlo di un punto più o meno ce ne va un cucchiaio di aceto ogni litro di acqua. Qua adesso ricontrollo, sempre con la cartina di tornasole, per vedere che punto è il pH, se si è abbassato fino a 7 più o meno, che è un pH diciamo ottimale un po' per tutti gli ortaggi. Infatti si è abbassato, perché il colore verde è più o meno vicino al 7, un po' meno di 7. 2 agosto, seconda semina di alcuni tipi di cavoli. 6 agosto, le piantine nei vasetti crescono. In questa fase consiglio un controllo giornaliero per uova e larve e degli insetti parassiti, che ovviamente vanno tolte. Oppure preventivamente può essere messo sopra alle piantine il tessuto non tessuto per evitare l'ovidiposizione ed altri insetti tipo l'altica, che è detta anche pulce di terra. C'è la tignola delle crucifere, che allo stato di larva fa quel tipo di danno che si vede. È una larva che ha 4 stadi, la più piccola che scava addirittura delle gallerie all'interno della foglia e poi le altre, sempre più grandi, che mangiano il mesofilo fogliare lasciando intatta la cuticola, quella finestrella lì traslucida che si vede, fino ad arrivare poi alla larva del terzo-quarto stadio, che alla fine insomma la larva è lunga circa 1 centimetro, quella più grande, che fa quei buchi irregolari che si vede. Ecco, questa è la larva del quarto stadio, quella più grande, che è più o meno lunga 1 centimetro. Ecco qua la larva del quarto stadio che si imbozzola e dopo qualche giorno viene fuori di nuovo la farfalla che darà origine a un'altra generazione. Un altro insetto da controllare è la cavolaia. Quello che vediamo è in particolare della pagina inferiore della foglia e quelle sono le uova. Quindi controllare ogni giorno se ci sono le uova e togliere, schiacciarle, insomma. 7 agosto, qua incomincio a preparare il terreno per il piantamento dei cavoli. Qua procedo a una trinciatura delle erbe spontanee. Qua lavoro finito. Adesso qua procederò a una concimazione organica e poi a una fresatura. Per quanto riguarda le esigenze nutritive, i cavoli sono dei forti consumatori. Quindi possiamo intervenire per quanto riguarda la concimazione, ad esempio prima della aratura superficiale, massimo 30 cm, con un letame di stalla, con un buon letame di stalla esente da metalli pesanti, antibiotici, quindi superficiale, perché sennò il concime organico, il letame andrebbe troppo sotto e quindi non sarebbe poi a disposizione delle radici delle piante. Oppure se usiamo un letame, quello in sacchi, un letame pellettato, possiamo distribuirlo prima dell'ultima lavorazione, ad esempio con una fresatura. Ad esempio questo è un sacco dell'ammendante organico naturale che ho dato prima dei cavoli, prima della fresatura, no? Ecco, che si presenta in questo modo qua, sono dei pellettati, vuol dire questo, e qua l'ho messo dove c'era il nome della ditta, perché non voglio fare pubblicità, voglio solo farvi vedere, no? Quello che si dovrebbe essere scritto. Qui ad esempio c'è scritto consentito in agricoltura biologica. Materie prime, letami bovini e equini non provenienti da allevamenti industriali.
E questo è importante perché sennò poi ci ritroviamo metalli pesanti e altre schifezze, insomma, nel terreno. Poi qua ci sono le dosi, che più o meno è sui 10 quintali a ettaro, più o meno. Qua ad esempio Ortiva in pieno campo consiglia 15-20 quintali a ettaro, ma secondo me anche 10 quintali è più che sufficiente, 8-10 quintali. Ecco, vi ho fatto vedere questo per farvi vedere le caratteristiche. Anche qua ad esempio c'è le caratteristiche dell'azoto, del carbonio organico, che è il 26%, umidità. Solo un esempio. 9 agosto, dopo aver distribuito il concime organico, provvedo a fare una presatura. 13 agosto, qua incomincio il piantamento dei cavoli, sia quello dei telarini sia quello dei vasetti. Qua adesso misuro 60 cm per fare la seconda fila, quindi le file distanti 60 cm. Tutti i cavoli piantati a 60 cm le file, tranne l'ultima con i finocchi a 70 cm. Lungo la fila invece le distanze sui 50 cm fra una pianta e l'altra. Dopo il piantamento ho irrigato e questo è il campo visto dalla parte opposta. 15 agosto, questi sono i telarini che si riferiscono alla seconda semina, quella fatta il 2 agosto. 23 agosto, mediante il ciclo coltivatore, controllo le erbe spontanee tagliando loro le radici. 'E qua il cavoletto al lavoro finito. . 3 settembre, i cavoli crescono. 10 settembre, piantamento dei cavoli della seconda semina e conseguente irrigazione. 30 settembre, i cavoli crescono. Uno sguardo più da vicino. Sono le verze, cavolo nero. 23 ottobre, qua 2-3 piante che la larva della cavolaia mi è sfuggita. Per quanto riguarda la cavolaia, di solito la controllo facendo delle passeggiate, tra virgolette, tra i cavoli e schiacciando le uova, che di solito la farfalla la depone sulla pagina inferiore delle foglie. Le uova impiegano 4-6 giorni dalla deposizione prima di schiudersi, per cui le passeggiate possono essere fatte secondo questi intervalli. Ci sono degli anni che la cavolaia non c'è, altri anni che ce n'è poca e basta fare 1-2 passeggiate per togliere le uova. In tanti anni di orto, solo in 2-3 anni sono dovuto ricorrere a dei trattamenti con Bacillus thuringiensis e piretro. Questa foglia fa riferimento al 2003, che poi 2003 l'ho chiamato l'anno della cavolaia. 13 novembre, incomincio la raccolta delle verze, dei cappucci, dei cavolfiori, dei broccoli, dei cavoli neri, che piano piano durerà fino a fine febbraio e marzo, quando poi, con l'alzarsi delle temperature, le piante rimaste o i loro ricacci si prepareranno per andare a seme, essendo i cavoli piante biennali, cioè vanno a seme l'anno successivo all'anno di semina.
aprile anno successivo, i cavoli sono in fiore, di solito il fiore è giallo, più raramente bianco. 6 luglio, qua i cavoli hanno fatto il bacellino, che poi si chiama siliqua, con dentro i semi. Ecco, si può fare solo un cavolo per volta, perché i cavoli si incrociano facilmente, quindi si sceglie in quell'anno che cavolo fare. Ecco, queste sono le siliqua con dentro i semi, questi sono i semi che contengono. Una volta raccolti i fasci, provvedo alla tritatura manuale. Ecco, questo è quello che ne risulta. Mediante un setaccio faccio cadere i semi nella cassetta e mediante l'aria, il vento, li separo dalle paglie e quant'altro. E questi sono i semi. E il ciclo ricomincia e io vi saluto. Vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale, a mettere mi piace, a fare domande e commenti. E per finire, viva l'orto che ci mantiene giovani!